Ok ragazzi, siamo tornati su Clash of Clans, non per parlare del secondo villaggio con l'aggiornamento e tutto quanto. Sto andando avanti, non sto shoppando, quindi sto andando avanti molto lentamente, quindi poi farò un contenuto quando effettivamente avrò potenziato e sbloccato cose interessanti. Bensì oggi siamo sul villaggio principale perché rischio con i prossimi due attacchi di entrare in top italiana, che mano a mano che io sto parlando e sto ragionando a fare questo video sta salendo. Calcolate che nel momento in cui io ho deciso di fare questo video circa una mezz'oretta fa, il 200esimo era a 2-3 coppe in meno, quindi stanno già salendo. Mi devo sbrigare giusto per entrare in top 200, poi sicuramente uscirò perché saranno i miei ultimi due attacchi di giornata in leggenda, però almeno il gusto di essere lì. Ora bisogna mantenere una media di 23 coppe più o meno, anzi di più, saranno tante coppe dobbiamo fare, circa 55 coppe, quindi una media di 28 trofei, quindi sarà difficilissimo da fare. Anche perché io attualmente sto mantenendo una media di 23-24 coppe con qualche fail, qualche altro attacco è andato meglio. Non ho 3 stelle, ma giuro che qualche 3 stella lo sto facendo. Soprattutto in war, ragazzi, soprattutto in war, con questa strategia, bene o male, che sta andando molto di moda, ovvero il blimp con i super arcieri. Il blimp è sostanzialmente, per chi non lo sapesse, il dirigibile che poi fa atterrare, tra virgolette, le truppe all'interno del villaggio avversario, e i super arcieri fanno tutto il lavoro con l'invisibilità e la clonazione. È sostanzialmente quello che sto facendo qui. L'obiettivo è quello di far fuori più roba possibile. In questo caso puntavo a far fuori in particolar modo il municipio, oltre che ovviamente anche le altre strutture accanto. E poi si attacca. In questo caso utilizzavo cavalcadraghi, draghi e mongolfiere con mastini, anche quello ghiacciato, quindi il super mastino. Ma si può fare anche con i draghi elettrici. E infatti gli altri li farò con i draghi elettrici, probabilmente il secondo attacco. Rinforzi aggiunti. Vi ricordo ovviamente che in uno shop di Clash of Clans potete supportarmi col codice creatore GGYT, che ogni settimana scade, quindi poi lo dovete reinserire. E vediamo un po' se ci riusciamo, ragazzi. Vediamo un po' se ci riusciamo. L'ansia è tanta. Devo stare molto attento a diverse cose, soprattutto i volano, ma anche a torre bombardiere e torre degli incantesimi con la veleno. Non sto trovando l'altra torre degli incantesimi. Ce n'ho una qui con l'invisibilità e l'altra non la trovo. Non trovo l'altra, raga. Ah, eccola. Allora, scusate un attimo, ma mi devo ragionare bene l'attacco. Ok, probabilmente farò da qui. Allora, mastino per difendere il dirigibile. Spero che il dirigibile mi arrivi lì dove sono i reali. Ok, blimp, clonazione, furia, andiamo nuovamente... No, c'ha il tornado qui. Ok. Ok, attenzione. Sarebbe top portarsi a casa il municipio, perfetto. Ok, allora. Raga, l'ansia sale. L'ansia sale e salirà purtroppo. Ma vediamo un attimo quello che riusciamo a combinare. Allora, non ho tanta percentuale da andare a prendere con lo sgherretto purtroppo. Il mastino adesso mi creerà grossi problemi. L'obiettivo adesso è quello di far fuori l'artiglieria e poi andare da quest'altro lato con tutto quello che abbiamo. Almeno gli abbiamo fatto fuori anche il castello. Abbiamo fatto fuori tutto il resto. Lascio pulire un attimino al volo i reali. Allora, l'abilità del re in realtà non lo utilizzo adesso. Ok, mastino di ghiaccio, draghi, cavalca, draghi, mongolfiere con gran sorvegliante e la carissima campionessa. Ok, lì ha congelato tutto. Non utilizzo subito il potere del gran sorvegliante, anche se ora sì, perché si stanno dividendo un pochino troppe le truppe. Quelle che stanno venendo qui almeno danno una mano ai nostri reali magnifici. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Io credo che andrò a congelare gli Arc-X, ragazzi, che stanno a fare un botto di danno. Cerchiamo di fare un tanta percentuale. Ok, allora, i cavalcadraghi sono messi bene. Qua arrivano le truppette aeree loro. Potere della campionessa, che però avrei voluto utilizzare per far fuori il volano. Però almeno abbiamo fatto fuori una difesa aerea che era qui, quindi va bene anche così. No, regala regina. Cosa sei andata a fare lì, regina mia? Cosa sei andata a fare lì, regà? Questo poteva essere anche quasi un 3 stelle. Questo attacco, regà, rischiava di essere un 3 stelle. Se la regina non mi avesse fatto sto giretto simpatico. Allora, vabbè, intanto vado a fare un po' di percentuale così. Quella torre inferno sarà un casino. Però, aspettate, vivo ancora il coso?
Dai, 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 che l'hai stordito. No, il cannone, no, il cannone, no, il cannone. Fate fuori il cannone. Regà, 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 attenzione. Attenzione perché forse le abbiamo fatte. Sì, dai, in 20 secondi ce la facciamo. Ragazzi, 40 trofei ce li siamo già portati a casa. Ce ne mancano 15. Ora, ora. Inaspettato questo attacco. Insperato, assolutamente. Ah no, anche il prossimo attacco ce lo facciamo così con i cavalcadraghi. Va bene, l'altro ragazzi di esercito è questo qui con i draghi elettrici. L'ultimo che vedete, o comunque il penultimo che vedete con i 7 draghi elettrici. Non so quale preferisco tra i due. Poi ovviamente anche se avete consigli altre robe, nei commenti fatemi sapere. Vediamo un attimino quanto sono saliti, perché sicuramente potrebbero essere saliti anche gli altri. Di una coppa, raga, ve l'ho detto qui, di secondo in secondo salgono. Quindi me ne servono 16 di trofei per pareggiare, 17 per dire di essere entrati, ma alla fine dell'attacco potrebbero essere aumentati. Quindi dobbiamo fare un altro grande attacco, raga. Dobbiamo fare un altro grande attacco. Raga, l'esercito completato adesso, io pensavo di dover gemmare. Di sicuro ci andiamo a prendere rinforzi con le medaglie, ma va benissimo. Mamma mia, raga, che ansia. Mamma mia, ragazzi, che ansia. Oddio. No, raga. Vedo tante cose che non mi piacciono, a partire da Evola, no. A partire dalle torri degli incantesimi che hanno la veleno. Dove sono le torri bombardiere? Allora, una lì e una qui. Raga, non mi piace per niente sto villaggio da attaccare. Non mi piace per niente. Va bene. Andiamo di qua. Resisti, resisti, resisti. No! Lo sapevo. Lo sapevo, raga. Lo sapevo. Lo sapevo. Raga, era troppo bello per essere vero. Vabbè, allora abbiamo fatto fuori l'artiglieria aquila, ma... Raga, il problema sono i volano. Cioè, adesso a me mi tocca attaccata di qua, che ci sono tutti i volano possibili del caso. Allora, andiamo a distruggere un po' di qua. Andiamo a ripulire giusto con il re. Mamma mia, raga. Non ci voleva. Non ci voleva. Questo tipo di villaggio è proprio quello che soffriamo più di tutti. Adesso sarà un casino anche solo andarli a prendere... il municipio, adesso sarà veramente un bel casino. Ah, la difesa aerea è lì. Anche quello non è che mi faccia impazzire come cosa. Però dobbiamo andare, raga. Cioè, è inutile stare qui a cincischiare. Le gioco tutte lì così. La... ma... no, raga, è morta lì così la regina. Di male in peggio. Di male in peggio, raga. Di male in peggio. Fai fuori il volano, fai fuori il volano prima che sputi. Raga, il municipio mi dovete tirare giù. Vi prego. Vi scongiuro. No, il municipio... ragazzi! Qualcuno vada sul municipio. No, se n'è andata la cosa. Se n'è andata la campionessa. Ok, 50... no, raga, mi sa non mi basta questa percentuale. Non ci credo. Non ci credo, raga, eravamo anche riusciti. Forse ho giocato un pochino troppo presto la congelamento sul volano. Forse ho giocato troppo presto la congelamento sul volano. Io credo che questo attacco valga 15, massimo 16 trofei. No, raga, dai, su, per una coppa no, però. Per una coppa no. Per una coppa no, raga. Ma che poi adesso, ecco, abbiamo questi 40 secondi dove lo sgherretto rimane lì a colpire, che c'è l'ansia che sale. L'ansia che continua a salire. No, ok, va sulla torre degli arcieri. Oh mio Dio, quante coppe sono? 18! 18! Buoni tutti! Ci siamo! Ci siamo, raga! Per una coppa, ve l'ho detto che tanto salivano. Qui, raga, se aggiorno tra due minuti sto già fuori, cioè, attenzione, sono già fuori. Però posso dire, anche se per pochi secondi, di essere entrato in top 200 italiana. Ovviamente non quella globale, che, vabbè, stanno a coppe proprio nettamente superiori. Però attenzione,
Anche qui, dai, potremmo entrare tra i primi 10.000 al mondo. I primi 10.000, vabbè. Però dai, siamo tutti abbastanza attaccati. Non ci credo, raga, veramente non mi aspettavo quel primo attacco. Peccato per il secondo, perché se fossimo andati un po' meglio sul secondo saremmo saliti ancora di più, perché dopo aver fatto 40 coppe, se riuscivamo a farne almeno una 22-23 trofei, eravamo entrati anche magari in top un po' più alte. Ma va bene anche così, ragazzi, va benissimo anche così. Metto a rifare gli eserciti, anche se stavolta mi sono sbagliato, perché sto cercando di fare uno e uno, quindi una volta con i draghi elettrici, un'altra con i cavalcadraghi, tanto per variare, per una questione mia di divertimento. Niente, raga, così, un video extra, non dovevo neanche farlo, però ho detto, sai che c'è, sto per entrare in classifica, voglio far vedere l'attacco ai ragazzi, quindi un bel like per Clash of Clans. Vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Appunto, lasciando un bel mi piace, per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!